Non dobbiamo dimenticarci che le pensioni vengono pagate dalle persone che lavorano. Se noi purtroppo non abbiamo la possibilità di mandare i giovani al lavoro con una disoccupazione giovanile oltre il 45%, faremo fatica a reggere il sistema pensionistico. Quindi io cercherei di fare in modo che ci fosse un giusto equilibrio, cercando soprattutto di creare nuovi posti di lavoro per i giovani, perché se quelli non vanno a lavorare, tra l'altro poi sono anche quelle persone che magari chiedono appunto aiuto ai genitori o ai nonni pensionati per cercare di tirare avanti. E quindi tagliare le pensioni e non mandare le persone all'interno del mondo del lavoro crea un cortocircuito che evidentemente prima o poi farà saltare comunque le casse dello Stato.